percorso articolato tra enogastronomia, arte, storia, tradizioni, natura e musica, il tutto in onore dell'oro verde delle Marche. Torna dopo lo stop dell'anno scorso causato dal Covid, Cartoceto Doppi, il festival, 44esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva di Cartoceto, la manifestazione che coniuga la maturità delle sue oltre 4 decadi di storia con tutta la ricchezza della proposta artistica del festival nato nel 2014. Cartoceto, nelle domeniche 7 e 14 novembre, si animerà grazie ad un ricco menù di iniziative culturali in un percorso che, a partire da Piazza Garibaldi, roccaforte dei produttori, si snoda in più parti del borgo. Una manifestazione in cui il comune di Cartoceto, capofila dell'Areale, in cui nasce l'unica dopo le Aree delle Marche, vuole raccontare, promuovere e tutelare il protagonista indiscusso del festival, l'olio. 45 anni sul territorio vuol dire che questa manifestazione ha da dire su tutto il territorio. Coinvolge tutto il territorio, a partire dalle associazioni, dai produttori olivicoli, non solo dell'olio ma anche del vino e di tutti i prodotti enogastronomici. E l'olio, il consorzio che è nato circa nel 2000 a Cartoceto, che tutela l'olio di Cartoceto, il marchio DOP Cartoceto, quindi è un consorzio di tutela, presente anche lui sul territorio, sulla nostra manifestazione, che farà degustare l'olio di quest'anno. La Proloco si occupa, oltre all'organizzazione di questa manifestazione, anche degli stand gastronomici. Quest'anno siamo come associazione l'unica che ha il dovere e il coso di fare degustare questi prodotti. Purtroppo non abbiamo aperto le osterie diffuse sul centro storico per vari motivi di sicurezza, quindi la Proloco è l'unica che gestirà questi 3 punti enogastronomici: Piazza Garibaldi, Piazza Marconi e l'Osteria del Teatro. La Proloco collabora con le varie scuole sul territorio, a partire dalla scuola dell'infanzia, il liceo Mengaroni, il Santa Marta, l'istituto alberghiero, l'alberghiero di Piobbico, il Celli e il Cecchi di l'Agrario. Con loro ci sono sempre dei progetti che tutti gli anni riusciamo a sviscerare e a sviluppare. È stata una novità, perché abbiamo voluto sempre allargare il nostro territorio e le nostre conoscenze su tutto il territorio. Già da quest'estate abbiamo lanciato il discorso turistico a Cartoceto con itineris, ma quello che è stato bello, la collaborazione con il consorzio, che abbiamo fatto 25 strutture alberghiere che hanno assaggiato il prodotto dell'olio di Cartoceto. Quello che è importante è far conoscere sia il territorio ma anche i prodotti d'eccellenza. Organizzata dal Comune di Cartoceto e dalla Proloco cittadina, la manifestazione, a cui per accedere è necessario il Green Pass, è stata presentata oggi nella sede di Confcommercio Pesaro Urbino e propone un programma denso di iniziative che è possibile consultare sul sito www.prolococartoceto.com. Un festival che nella tradizione si rinnova, proponendo degustazioni, musica, cooking show, ma anche una nuova pagina dedicata a Padre Pigini. Si ripeterà la tradizione, quindi quelli che ormai sono appuntamenti assodati, e soprattutto il mercato dei produttori in Piazza Garibaldi, quindi ci sarà lo stand anche qui in una location tutta nuova, ma ecco, sempre nella tradizione dell'olio. Da qui avremo attorno tutte le altre iniziative come i sentieri verdi, gli spettacoli a teatro, gli spettacoli per i bambini, le marching band, anche tutte le varie iniziative itineranti e quindi gli artisti di strada. Quest'anno avremo una novità, appunto, che mira ad innalzare ancora di più il festival, che è un videomapping su padre Stefano Pigini, un frate scultore vissuto a Cartoceto. E quindi il nostro centro storico, Palazzo del Popolo in particolare, prenderà vita, si animerà di un videomapping tra arte e cultura. E quindi anche quest'anno Cartoceto dopo il festival, grazie alla collaborazione, al contributo delle associazioni, al patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione Marche e della Fondazione Marche Cultura, anche quest'anno riprenderà vita e ripartirà alla grande. Avremo 2 importanti appuntamenti a teatro da prenotare online attraverso Ciao Ticket. Avremo Chiara Civello e Rita Marco Tulli la prima domenica, il 7 di novembre, mentre il 14 avremo Bungaro e Marco Pacassoni. Anche qui non ci siamo risparmiati in fatto di qualità e buona musica, e quindi vi aspettiamo tutti nel nostro bellissimo e suggestivo Teatro del Trionfo.